Signore, ti voglio conoscere. Parlami, Signore, ti ascolto. Cristo risorto, buona giornata carissimi amici. Lasciamo che anche oggi la parola di Dio entri con la sua luce nella nostra vita. Accogliamo Matteo 11, 25, 27. In quel tempo Gesù disse: «Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio. Nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. Amen». Carissimi amici, il brano di oggi, pochi versetti, ci portano verso il Padre. È Gesù che ha un dialogo con Dio. È Gesù, Figlio, che dialoga quasi come fosse Giovanni 17. Questo capitolo meraviglioso dove Gesù stesso gli dice: «Oh Padre, ti ringrazio perché mi dai ascolto, perché sei con me, perché mi hai affidato questi fratelli, io offro me stesso per loro e ho fatto conoscere loro il tuo amore, il tuo volto». In Matteo, in questi pochi versetti, troviamo qualcosa di simile. La lode, la gratitudine di Gesù verso il Padre. E noi sappiamo che la comunione è lo Spirito Santo tra loro due. E dice qualcosa che ci aiuta oggi a camminare nella fede. Tuo Padre hai nascosto le cose del Regno dei Cieli ai sapienti, ai dotti, e le hai rivelate ai piccoli. Qui c'è una grande profondità da parte di Gesù. Quello che sta dicendo è che Dio si manifesta ai piccoli, una categoria evangelica, teologica, dove noi siamo questi piccoli, persone che dal mattino aprono gli occhi, aprono le braccia e dicono: «Sono disponibile a conoscerti, o Dio, a lasciarmi plasmare da te. Sono disponibile ad essere trasformato dalla tua grazia, dalla tua parola, a camminare al tuo fianco, perché tu sei il mio maestro». Ecco i piccoli che ricevono la rivelazione di Dio e lo conoscono. I sapienti e i dotti sono coloro che credono già di conoscere Dio, conoscere l'agire di Dio, quasi con formule logico-matematiche, ma in realtà Dio giorno dopo giorno si fa conoscere e vuole un cuore aperto, non un cuore indurito, non un cuore fissista, cioè che è fisso su proprie idee e preconcetti, limitando quindi l'opera di Dio, come è accaduto quando Gesù è andato a Nazaret e la maggior parte degli abitanti di Nazaret non l'ha accolto, dicendo: «Noi sappiamo chi sei, noi non ti vogliamo». Avevano messo un filtro a Dio, a Gesù stesso. Si rivela il Padre a chi lo teme. Il Padre si rivela a te che oggi hai sete di Lui. Gesù dice molto di più poi: «Nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo». Sapete che questo verbo di conoscere in realtà è molto più forte, come Matteo ce lo ha trasmesso in greco. Il verbo epiginosco significa conoscere completamente, conoscere nella pienezza, conoscere in profondità. Non è solo un dire: «Ma io so chi è il Padre, sì, abita in tale via». Non è così. Conoscere profondamente in realtà significa avere un'esperienza profonda. E Gesù lo ha detto: «Io e il Padre siamo una cosa sola». Il conoscere di Gesù, riferito al Padre,
è un tutt'uno, un'unità, è una relazione di amore reciproco. E quando Gesù dice che il Figlio può rivelare a chiunque il Padre che si può conoscere, significa che noi oggi, nella nostra quotidianità, nel nostro lavoro, nelle nostre attività che abbiamo in casa, all'esterno, Dio si manifesta, Dio è al nostro fianco e Gesù ci dà la possibilità di conoscere, di entrare in comunione con il Padre se trova delle persone disponibili, aperte a Lui. La domanda: vuoi fare un nuovo incontro con Dio Padre? Vuoi lasciare che Gesù ti guidi a Lui? Prega insieme a me e digli: oh Padre, grazie per avermi mandato il tuo Figlio che mi sta portando a te. Io voglio conoscerti, Padre, così come Gesù ti conosceva, era in comunione con te. Padre, fammi sperimentare quanto tu mi ami, quanto è grande la tua benevolenza, e te lo chiedo nella mia vita, nel mio lavoro, nella mia salute, nella mia famiglia, nei miei problemi. Padre, io ti voglio conoscere. Entra nella mia vita, entra nel mio cuore. Sono aperto per questo incontro speciale che mi vuoi offrire. A te l'onore e la gloria, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Carissimi amici, preghiamo Dio oggi e gli diciamo questo slogan: Signore, ti voglio conoscere. Conoscere Dio significa entrare in questa comunione sempre più profonda nel nome di Gesù Cristo. E vi ricordo che offriamo, come Koinonia Giovanni Battista Oasi di Biella, qui su YouTube, un'occasione speciale per vivere il tempo estivo e anche le ferie, le vacanze con la parola di Dio. Ecco, le serate bibliche in vacanza con la Bibbia e anche una giornata di relax, domenica 4 agosto qui a Strona. Una giornata di preghiera, di parola di Dio, di amicizia, stare insieme per comprendere che è solo Dio che porta la pace, un piacere meraviglioso, non ci abbandona mai. Le iscrizioni per le serate e per la giornata Relax in Cristo sul nostro sito web. Un caro abbraccio e un saluto da parte mia e della Koinonia Giovanni Battista Oasi di Biella. Ci vediamo domani, ciao!